Onorevole Bonetti, un commento a caldo del Premier Meloni. Innanzitutto, nel confermare il no alla fiducia di questo governo, mi corre l'obbligo volentieri di augurare nuovamente buon lavoro alla Presidente Meloni, che è la prima Presidente del Consiglio donna nella nostra Repubblica. Finalmente una normalizzazione della nostra democrazia. Certo è che questo governo oggi è chiamato ad affrontare delle sfide importanti e quello che è stato detto, i titoli del discorso della Presidente, non hanno di fatto poi detto come verranno realizzate le cose, anzi si è messo un po' la mano avanti nella prudenza che già dalla prossima legge di bilancio non si riuscirà a fare. Sono dei titoli vaghi, tranne ovviamente in alcuni passaggi molto più puntuali e concreti che però di fatto risalgono esattamente a quelle che sono le misure già previste nel PNRR o addirittura leggi già approvate. Tra queste, bene la notizia che la Premier decide di voler attuare il Family Act, dice che serve un piano per le famiglie, ma quello c'è già, è la legge 32/2022, ha preso l'impegno di attuarla, questo noi lo guardiamo con estrema positività perché serve al Paese attuare la legge del Family Act. E poi l'altro elemento importante, il passaggio sul reddito di cittadinanza, sul tema dell'inchiesta Covid. Quindi su questo ovviamente aspettiamo coerenza rispetto agli annunci fatti.